World Students Connection è una delle più grandi associazioni italiane che hanno un approccio internazionale per la formazione degli studenti e che oggi per l'appunto può contare su un network di oltre 400 istituti scolastici, tantissime università italiane che per l'appunto coinvolgono insieme a noi gli studenti a prendere parte a questo percorso formativo del Model United Nations. È un percorso che ha come mission quello di formare studenti alla diplomazia internazionale. Si arriva qui con una forma mentis abbastanza completa, dopodiché insieme ad altri 6.000 ragazzi che vengono da oltre 100 paesi, bisogna essere in grado di far valere la propria posizione. Quindi bisogna studiare non semplicemente la propria posizione, ma anche quella che per l'appunto viene preservata e tutelata da altri rappresentanti della comunità internazionale. Questo implica un percorso di studio abbastanza articolato che si svolge sia nella modalità virtuale, sia poi di presenza qui a New York City. Beh, siamo stati l'organizzazione italiana, se non per dire forse anche europea, che quest'anno ha avuto il maggior numero di iscritti, oltre 1.000 studenti che da tutto il territorio nazionale solamente nel mese di marzo si è recata presso New York tramite World Students Connection USC Italia. Adesso apriremo il nuovo bando per il progetto Ambassador of the Future 2023. Oltre a questo, apriremo anche altri bandi relativi ai programmi formativi per studenti universitari, non semplicemente appunto di scuola superiore. Basterà inviare un'email a info@wsctalia.it, seguire la nostra pagina Facebook, i nostri social, il nostro Instagram, cliccare sul sito www.wsctalia.it, lì compilare la form alla voce candidati ora, e poi si sosterrà un colloquio di selezione con il nostro dipartimento internazionale che si trova proprio a Chicago, e da lì si potrà iniziare l'esperienza. Sono Sonia Giambalvo, vengo da un piccolo paese in provincia di Trapani, studio scienze politiche e relazioni internazionali all'Università degli Studi di Palermo. Sono venuta a conoscenza di questo progetto grazie a Instagram e così ho iniziato questa esperienza con formazione e adesso con il lavoro in commissione. E insieme agli altri delegati stiamo lavorando al topic relativo all'accesso civico digitale dei giovani. Io rappresento il Messico nella Commissione economica per Latin America and Caribbean. Ci stiamo occupando di scrivere un working papers e il nostro obiettivo è quello di portare avanti una risoluzione che possa dare una mano a tutti i paesi della nostra area dal punto di vista della diversificazione della produzione di energia. Sicuramente si tratta di un'esperienza fantastica, avere la possibilità di incontrare studenti universitari di tutto il mondo e conoscere le loro idee, scambiarci visioni del mondo su quelli che poi sono i punti principali all'ordine del giorno, ora che siamo in una situazione molto particolare per le Nazioni Unite. Penso ad esempio alla crisi del Covid-19, ma anche a quello che sta accadendo in Ucraina. Quindi, senza dubbio, un'esperienza fantastica e dobbiamo solo ringraziare l'organizzazione WSC.